E ora inoltriamoci nei meandri dell'antica magia, con uno spettacolo che lascerà un segno indelebile negli spettatori. I misteri di Cagliostro. Vestito in abiti del XVIII secolo, interpreto il conte di Cagliostro, una figura misteriosa che ancora oggi fa parlare e discutere studiosi e appassionati di tutto il mondo. Chi era il conte di Cagliostro? Un vero mago oppure un illusionista, un prestigiatore? Questo è uno spettacolo di Bizarre Magic, detto anche magia bizzarra. Non è facile definire in modo preciso questo termine. Si potrebbe più semplicemente dire ciò che la Bizarre Magic non è. A differenza dei prestigiatori tradizionali, infatti un bizzarrista nei suoi spettacoli propone dei dialoghi oppure dei monologhi teatrali per presentare i suoi esperimenti. Egli utilizza attrezzi molto particolari che hanno subito trattamenti di invecchiamento. Si esibisce mostrando in scena oggetti legati alla tradizione esoterica. Cerca attraverso atmosfere suggestive e misteriose di ricreare ambientazioni sceniche che permettano allo spettatore di immaginare gabinetti alchemici e laboratori di magia. Il bizzarrista è pertanto un attore che interpreta brani teatrali e, servendosi di effetti di prestigiazione tradizionale e di mentalismo, li rielabora, riuscendo così a trasmettere allo spettatore forti emozioni legate a quello che viene comunemente definito il mondo soprannaturale. Non vedrete pertanto apparizioni di colombe, sparizioni di fularo, donne tagliate in tre pezzi. No, niente di tutto questo. Quello che vi aspetta è un viaggio misterioso e affascinante in un luogo dove teatro e magia si incontrano e dove tutto ciò che vedrete potrebbe corrispondere a verità. Uno show che resterà impresso a lungo negli spettatori, al punto tale che molti alla fine si chiederanno se quello che hanno visto è stata finzione oppure realtà.